La gente è proprio strana e vi dico che siamo tutti diversi tra noi. Atti di bullismo subiti negli anni, poi la rivalsa, la rinascita e tanti sogni realizzati come quello di duettare con l'idolo J-Ax sul palco di Tussique Vales e la storia di Marco Baruffaldi, rapper 22enne modenese con sindrome di Down. La sua testimonianza è stata portata al centro dell'incontro Uniti si vince, organizzato dalla docente Angela Doronzo a Barletta presso il liceo scientifico Cafiero, con il fine di dire basta al bullismo ad ogni forma di maltrattamento. Ed è stato proprio il ragazzo a raccontare la sua storia e a lanciare un messaggio importante ai tanti giovani studenti presenti. Sai come Gesù sente? Sente. Ho scritto una canzone perché sono stato vittima di atti di bullismo e quindi volevo dire basta, trasmettendolo musicalmente. La mia storia è iniziata fin dall'asilo. Sia da un bambino che mi ha dato un calcio in mezzo alla fronte, mi ha rotto gli occhiali e la lente si è come si dice, ha fatto sì che mi ha fatto fare la cicatrice. Un messaggio molto importante è il seguente, che dice: non tenete i torti subiti, parlatene con tutti, con i genitori, gli insegnanti, e presidi, e se non vi ascoltano recatevi in caserma dai carabinieri, che loro vi ascolterebbero di sicuro. Abbiano già rifatti. L'incontro per dire basta al bullismo è stato pensato per sensibilizzare tutti sulla delicata tematica ed è per questo che è stata portata in scena un'esibizione in lingua dei segni, proprio per abbattere ogni barriera nel segno dell'inclusione e della piena accessibilità. I ragazzi oggi si sono esibiti nella lingua dei segni. I miei ragazzi sono della scuola primaria Giovanni Modugno, però purtroppo non è ancora riconosciuta in tutto il mondo. L'Italia è l'ultimo paese al mondo, paesi dove vede riconosciuti come l'Africa o come paesi dell'est, ma però in Italia purtroppo c'è una forte, come dire, difficoltà, ma prima o poi faremo questo grande passo, quello dell'abbattimento reale delle barriere della comunicazione. Infatti oggi, come potete vedere, è presente anche l'interprete della lingua dei segni, proprio per garantire la piena accessibilità a 360 gradi. Giudicare il mio corpo, anche se un po' storto, io abito